Ragazzi, una bella giornata, c'è un po' d'aria da ponente, stiamo uscendo cercando di fare un po' d'esca e poi si va a trainare sperando che sia ancora una volta una bella giornata. Vamos! Vediamo un po' di marcature sul fondo del pesce foraggio, vediamo di prenderne qualcuno, prendere qualche esca con i sapiti. Eccoci ragazzuoli, queste sono alacci. Oh ragazzuoli, alacci e lanzardi. Ragazzi, inneschiamo prima una canna posizionata poi sul fondo con una laccia. Innesco Catalina, cerchiamo di utilizzare inneschi poco impattanti sull'esca. Veramente un innesco a volte meno allamante, specie per identici, però che rovina meno l'esca, che rimane più vitale, quindi spesso poi si prendono più comunque a boccate e poi facendo i conti magari sono sempre più i pesci che si prendono in questa maniera. Abbiamo un preterminale da 12 metri, un finale da 2,20 m, andiamo a pescare con piombo a mezzo chilo. Stiamo pescando con la Top Shot Atlantide 7,50. Utilizzare sempre un altro circo wide, ottimo per il vivo, inneschiamo una grossa alaccia, poi faremo un innesco Catalina grazie a questo piccolo pezzettino di treccia che lascia l'esca molto mobile e vitale. Utilizziamo un ago, eccolo qua. Eccolo qua ragazzi. Oh Michi! Picciola, vieni, vieni, bimba! Stiamo pescando con un preterminale da 25 metri, dello 0,70. Aggiungiamo un piombo da 2,50. Posizioniamo la canna circa a mezz'acqua. Non stiamo vedendo quasi niente, ora si è visto un primo arco sul fondo, una prima marcatura sul fondo, vediamo se decide di attaccare. Ragazzi, oggi il pesce è un po' apatico, quindi cercheremo di avere un approccio alla nostra azione di traino un po' più discreto, quindi allontaneremo la canna che pesca a mezz'acqua 70-80 metri dallo specchio di poppa e per far ciò utilizzeremo una piccola bobina di quelle, sai, classiche che si usano anche per la pesca a drifting. Vediamo se funziona.
po' incazzato, ma non tanto, Ci siamo. Atlantide. Il pesce sta a galla per te. E io vedo così, adesso occhio a che accelera un po' per sono fermo, eh. Seguendo vamos così mi piace dai dai ippala sto chiuso sì ne vedo le goccioline di sudore ancora, ancora a campare rete dai siamo ai preliminari qui ragazzi. Stiamo andando a due nodi, Sunrise Atlantide. Vamos! E chi ci sa fare qua? Avevo messo una canna lunga una boetta cercando qualche ricciola a mezz'acqua, uno sgombro grande, una cavalla era compa, una cavallona era, esatto, un lanzardone. È partita questa fischiata laterale, gira di sulla sinistra, bimbo andiamo su compà si piega l'Atlantide ragazzi, questa è la 750 nata per denti ciricciole ma anche con bei toni come vedete siamo, ricordiamo il periodo di tonno aperto, quindi lo raffiamo, siamo a metà luglio, è un bel pesce ragazzi. Adesso bello lungo ascolta.